4 maggio 2020. Oggi è il primo giorno della nostra fase 2. Questo è Good Morning Volleyball e io e Pasini oggi abbiamo un ospite molto molto gradito, Pasquale Gravina. Ciao Pasquale! Ciao ragazzi, buongiorno. Vi ricordo sempre con affetto. Ecco, a dire la verità sarebbe Pasqualino Gravina. Perché vabbè, nel passaporto è scritto così, cosa che tu non ami. Comunque, quando devi compilare i moduli per l'aeroporto, devi ricordarti di non fare di non sbagliare. Allora, intanto, sei contento di vedere il buon Gianluca Pasini? Infatti, ti stavo dicendo che ti ringrazio perché ormai Pasini per me è diventato una sorta di mito giornalistico sportivo, cioè non riesco più a incrociarlo e questa è un'opportunità che mi hai dato di incrociarlo per salutarlo. Insomma, vedi? Sembra un po' cacca, mo seduto così sulla poltrona, ma insomma sono contento di vederlo. Lo vedo in buona forma, pimpante come sempre. Grazie, nonostante l'età, insomma. Vabbè, sì, non tocchiamo il tasto, per favore, esatto. Che sto vivendo momenti difficili. Perché Pasquale è arrivato a 50 anni qualche giorno fa, il primo di maggio. Com'è compiere gli anni il primo di maggio? Come gli altri giorni? È come gli altri. L'unica anomalia è che non l'ho mai festeggiato una volta in classe per motivi che non vi sfuggiranno. Ogni volta che era il mio compleanno eravamo tutti a casa. Per chiarire, perché hai poche occasioni di vedere Gianluca, è che tu da un po' di anni vivi in Svezia. Ti sei trasferito con la famiglia dove e perché? Mi sono trasferito 5 anni fa, anche se io comunque ho sempre lavorato in Italia. E continuo a lavorare in Italia, per cui faccio il pendolare dei cieli, ma ci siamo trasferiti perché io ero a Treviso, eravamo tutti a Treviso 5 anni fa, vi ricorderete insomma che nel 2012 il gruppo Benetton era uscito dalla pallavolo e dalla pallacanestro. Io per 2 o 3 anni ho traghettato, diciamo, la società e il settore giovanile in particolare verso il futuro, e però dovevo fare un altro lavoro perché quello lì non era più il mio lavoro principale, quindi dopo 2 o 3 anni abbiamo deciso di spostarci da Treviso e abbiamo voluto dare ai nostri figli un'opportunità culturale, linguistica e scolastica diversa. A proposito di lavoro, io nella presentazione ho scritto Pasquale Gravina, Strategic Selling Director G Group Holding. È quello che hai sul tuo profilo LinkedIn, quindi immagino sia giusto. Di cosa si tratta? Non si sa cosa voglia dire questo job title, però siccome è altisonante, voi mi insegnate insomma che è importante, quando una cosa è pomposa bisogna sempre metterla, perché comunque dà un tono. Non ho capito cosa vuol dire, però comunque... A proposito, Gianluca, nel suo titolo di LinkedIn ha messo anche campione del mondo di pallavolo, per tenere insieme queste due anime che convivono un po' a fatica, o è una solo la mia impressione? Convivono da sempre a fatica. No, convivi a fatica? No. Sì, io proprio convivo a fatica. No, li ho messi perché fanno parte della biografia, quindi è giusto metterli, anche perché ne sono orgoglioso. E prima di passare... Va raccontato che Pasquale Gravina è uno dei pochissimi giocatori al mondo che io conosco, forse l'unico, che quando ad Atlanta vinse la medaglia d'argento o perse la medaglia d'oro, quello lo stabilirà lui. Sì, la seconda. La seconda, si tolse la medaglia e fece la premiazione di Atlanta con la medaglia d'argento in tasca, perché riteneva che quella non fosse... Ma non è Sydney? No, secondo me è stato Atlanta. È stato Atlanta, perché aveva Sydney addirittura bronzo, quindi figurati, bronzo. No, era Atlanta. Tra l'altro bronzo mi sono contenuto. Però adesso non so come la pensiate voi, questa cosa me l'hanno sempre detta nel corso del tempo, la lesa maestà del podio olimpico, ma in realtà, a parte che, come sai benissimo Andrea, quando sei al centro di tempeste emotive non sempre hai reazioni posate, controllate, eccetera, però ho visto nel corso di questi anni che è successo a tanti altri atleti, e non lo dico per giustificarmi, ma mi sono sentito meno stupido, cioè nel senso che ho visto la Francia quando ha perso in casa l'Europeo di calcio, ho visto... Cioè quando tu perdi qualcosa a cui hai lavorato per tanti anni, la vedi sfumare, in quel momento ho reagito così, come se non la volessi... Senti poi particolarmente vicino, perché in realtà quella volta lì resta quella in cui... veramente l'Italia ci è andata vicino. Però la discussione, guarda che non è tanto sulla
aver ragione, avere torto e sul fatto che... No, ma non era una critica. No, la mia è un po' una critica, nel senso che in realtà, in quanto sportivo, uno impara che alcuni momenti le tempeste emotive sono ben al di là della possibilità di controllarle. Semplicemente acquisisci la capacità di non fare quello che senti, ma quello che dovresti, con tutti i rischi di fare quello che si deve. E allora c'è una sorta di retorica nello sport che la medaglia non la puoi rifiutare, non la puoi, perché devi accettare di recitare fino in fondo il ruolo di vincente o di perdente. Questo è il motivo. Sul piano personale conosco molto bene la sensazione di aver perso qualcosa e di essere dispiaciuti. Dopodiché il comportamento ovviamente è un po' anche una routine, è un po' una procedura. Prego Pasquale. Chi è che fa il poliziotto cattivo oggi? Mi devo regolare sulle modalità, sulle dinamiche, perché voi siete una coppia imprevedibile. Ma perché tu sei uno che potrebbe fare tu il poliziotto cattivo. A proposito di poliziotti, la Svezia è l'unico paese a livello europeo che non ha imposto grandi restrizioni. Tu che vivi lì, come l'hai vista? Beh, è un esperimento culturalmente interessante, perché penso che gli svedesi siano, per alcune caratteristiche, forse proprio agli antipodi rispetto a noi italiani, no? Noi siamo una cultura umanista per le ragioni che conoscete tutti, insomma, no? Quindi diciamo che abbiamo la cura della persona, la preoccupazione per l'essere umano per noi è sempre dominante, quasi sempre, insomma, nella nostra attività politico-culturale. Qui invece, che non sono cattolici, come peraltro gran parte del Nord Europa, hanno un approccio più pragmatico, no? Quindi la cosa che mi ha colpito di più, e su cui evidentemente appunto hanno la loro cultura che non potrà mai essere la nostra, qui il rapporto con la politica si basa molto sulla fiducia nelle istituzioni. Quindi se le istituzioni dicono una cosa, la popolazione accetta e ascolta, non ha come primo istinto quello di criticare, smontare, come succede da noi, no? Quindi qui non hanno imposto, hanno consigliato e informato e si fidano del fatto che la gente ascolti. Senti Gianluca, io oggi quasi quasi ti passerei un po' il timone del comando, perché sennò io e Pasquale finiamo per parlare di argomenti pseudo-filosofici, antropologici e quant'altro. Dico solo una cosa, mi ha appena detto Pasquale che farà un po' di fatica a tornare in Italia, perché i voli tra Svezia e Italia saranno ridotti per un po' di tempo, e quindi per un po' lo vedremo per queste video chat. A te la parola, a te la guida, perché così possiamo tornare su argomenti un po' più pratici. Prego. Ti manca la pallavolo, Pasquale? Eccola qua, subito le domande carogna di non, quella giocata, perché ovviamente credo che tu abbia elaborato, sei stato uno dei primi a elaborare il distacco dal campo, anzi avevi fatto un percorso, però credo che la pallavolo, almeno io la vedo così, proprio tu racconterai, ti ha un po' tra virgolette esiliato, o comunque tu che eri comunque un dirigente, aveva fatto il procuratore, aveva fatto il presidente, insomma, di fatto non ti ha dato una seconda chance o una seconda vita. Questo ti ha un po' ferito personalmente. No, beh, parto dalla fine, no, in realtà me ne ha data più di una di chance, quindi è più un autoesilio che un esilio subito. Peraltro di queste cose qua io ogni tanto, nelle occasioni che ho avuto di parlare con Andrea, sai che tu lo conosci bene Andrea, parlare con Andrea non riesci mai a parlare di cazzate, cioè resisti 5 minuti, dopo lui ti porta subito negli abissi del pensiero, e io gli ho raccontato che, peraltro non penso di averlo mai raccontato a nessun altro, perché appunto con lui mi viene facile, cioè, con Zorro è sempre stato così, un challenge intellettuale, l'ho visto sempre come una persona con cui confrontarsi di queste cose. No, in realtà io quando penso alla pallavolo ho un doppio sentimento, uno di amore e uno di odio. Un po' mi ricorda la bellissima biografia di Agassi, no? Che penso sia una delle biografie più belle scritte per raccontare un'esperienza di sport vissuto, infatti l'ha scritto un premio Pulitzer. Nel senso che da una parte sarà sempre un amore che ha fatto parte della parte più importante della mia vita, cioè la gioventù, sono cresciuto con la pallavolo, non soltanto come giocatore, ma ho conosciuto di tutto, ho girato il mondo, quindi
quelle emozioni lì sono incancellabili e resteranno sempre una parte fondamentale della mia crescita. E questa è la parte di amore. La parte invece di odio è dovuta al fatto che, non so se questo l'ha vissuto anche Andrea così, io penso che i giocatori professionisti, un po' come gli umani rispetto alla morte, sanno che devono smettere di giocare, ma non ci credono in fin dei conti, no? Cioè, sanno che accadrà, ma accadrà sì in un altro tempo. Quando invece avviene il distacco, che è traumatico per tutti, poi c'è chi lo vive in un modo, chi in un altro, chi lo ammette, chi non ammette. Ecco, per me quel distacco è stato traumatico, perché mi sono reso conto che è finito per sempre un mondo nel quale appunto riversavo tutte le mie aspettative, emozioni, delusioni, mettici quello che vuoi dentro come sensazioni. Quindi ho risposto prendendolo un po' larga, ma per dire che alcune cose mi mancano sicuramente, altre no, perché ho vissuto questo distacco in maniera anche problematica. Gianluca, per dare uno spaccato delle nostre chiacchierate, oltre a queste deviazioni filosofiche, una volta mi disse, ma sai che io ho un problema, mi fa male la schiena. Vero Pasquale, mi fa male la schiena, cioè non è messa bene. Io gli dissi, ci credo, non ti rilassi mai, sei sempre tutto tirato dritto e quindi la schiena ti fa male. Queste, sai, connessioni tra aspetti fisici, psicologici e delusioni. Prego Gianluca, te la parola. Perché Pasquale ha un po' il mito del superuomo e credo che con questo abbia dovuto convivere per tantissimo tempo. Un'altra curiosità è, sempre per rimanere a un minimo di attualità, dagli Stati Uniti alla Serbia, passando poi per la Francia, quasi tutti i paesi del mondo, mi viene da dire, Brasile naturalmente, hanno coinvolto gli ex campioni in ruoli di responsabilità, potere, eccetera, eccetera. Invece la pallavolo italiana, per qualche strano mistero, con la vostra generazione, benché sia stato di gran lunga forse uno degli sport che, insieme alla pallanuoto, mi viene in mente che abbia vinto di più, che ha portato più, ha avuto con la vostra generazione un rapporto, sì, grande affetto, grande empatia nei confronti della gente, ma poi il, tra virgolette, potere non vi ha mai, diciamo così, riconosciuto quel ruolo di guida che addirittura avevate a livello mondiale. Che ne pensi? Allora, da una parte penso che succeda in tutti gli sport in Italia, quindi non è soltanto nella pallavolo. È un fenomeno, è una cifra culturale italiana, quella un po' dell'impermeabilità all'ex atleta. No? Per una soprattutto serie di... se vincente. Soprattutto se vincente. Beh, questo lo dici tu, è giusto che lo dica tu. No, più che altro sai cosa? L'ex atleta un po' è ingombrante, perché all'interno di un contesto politico, perché di quello si tratta, la sua voce è inevitabilmente ha un peso specifico diverso. Cioè tu immaginati in un consiglio federale Zorro che dice la sua su una strategia di approccio, di crescita dei settori giovanili o della gestione delle squadre nazionali, non è che lo sta dicendo un dirigente che ha pari dignità a quella degli altri, ovviamente, no? Lo dice comunque una persona che simboleggia un vissuto importante all'interno di quel mondo, quindi un po' ingombrante la figura dell'ex atleta. Un po' c'è anche da dire che io li ho conosciute tante persone, parlo soprattutto della federazione, c'è tanta gente che nella pallavolo ci ha passato una vita, onestamente. Peraltro senza diventare ricco, insomma. No? Quindi bisogna anche capire che c'è tanta gente che, come ogni tanto mi hanno fatto notare con battute che nascondevano poi una verità assopita, questi sono personaggi che hanno preso dei pulmini, hanno portato giovani in giro per l'Italia per tanti anni con le piccole società del territorio, quindi credono che tu ti debba anche meritare quella presenza facendo un percorso di crescita dal punto di vista
che consenta di capire la necessità che c'è nella pallavolo. Non è scontato, cioè, questo è un po' anche una presunzione a volte che abbiamo noi ex atleti, e io l'ho avuta come tutti, di dire ma come, la pallavolo non la conosco? Certo che la conosco benissimo, ci sto dentro da 20 anni, sì, ma da atleta non è la stessa cosa che starci da dirigente, cioè devi fare anche un percorso che ti consenta di, poi di portare un contributo di valore oltre alla conoscenza tecnica del, dello sport. Questo è un discorso, Gianluca, e penso che anche Andrea su questo converrà, che meriterebbe davvero un approfondimento, perché qui andiamo... Qui entriamo in un discorso proprio di sistema sportivo italiano, e questo per me è un tasto dolente, che di fatto, se ci pensate, esalta i suoi attori, i suoi campioni, salvo di fatto non prevedere un seguito al fine, al termine della loro carriera sportiva, mentre in altri paesi c'è proprio già pensato un percorso post-carriera. Da noi non c'è, cioè si va molto sulla solita relazione, conosco il presidente, conosco l'amico, però questo qui non è un modo efficace ed efficiente di costruire un sistema. Aggiungo solo che Piero Rebaudengo, che adesso sapete ha compiti per quanto riguarda la Federazione Mondiale di Arrampicata, parlando della sua esperienza in quanto dirigente, lui ha avuto una buonissima carriera come atleta, ma anche come dirigente, mi ha detto che una cosa che gli sportivi, ex sportivi, fanno fatica a sopportare sono le prime sconfitte. E cioè magari si candidano per diventare presidenti, non ce la fanno, non hanno in qualche modo la capacità e un po' anche l'umiltà di restare lì e aspettare la seconda occasione, abituati un pochino ad avere delle conferme abbastanza immediate. Quindi guardando il lato, come dire, degli atleti, anche noi dovremmo fare qualche passo in più per la preparazione quando necessaria e anche per questa capacità di sopportare situazioni a cui non siamo abituati, soprattutto se veniamo da una carriera un po' soddisfacente. Prego Gianluca. Siete diventati veramente democristiani in una maniera che è insopportabile entrambi. Adesso lo riconosco, dai. Lei che sta scendendo in campo, cioè, non mi si può ascoltare perché ci dite delle cose. Allora, io questo lo capisco, però nella vostra generazione c'è stata una negazione del coinvolgimento postumo. Cioè, Zorro ha Pasini, smesso di giocare. Pasini, ascolta un attimo allora. Tu hai coinvolto un sacco di ex atleti nel tentare di fare i giornalisti o pseudo-giornalisti, ok? Il valore è legato al fatto che un atleta porta con sé la sua polarità, le sue esperienze, il suo bagaglio di informazioni. Perché diventi decentemente un giornalista, deve essere uno che si mette un po' alla prova, che ci prova, ok? Lo stesso vale per ogni mestiere. Vero, ma la pallavolo italiana nei confronti di quella generazione ha imposto di fatto un embargo. Cioè, oggi togli qualcuno che Giulio ci è tornato 20 anni dopo, ma lasciamo stare Velasco, nessuno di voi ha avuto una vera opportunità, parliamo della generazione che ha vinto, che è stata nominata squadra del secolo, cioè non parliamo di uno che ha vinto 2 medaglie d'oro, cioè una generazione che ha cambiato la storia di questo sport, tecnicamente e umanamente, non c'è stato nessun tipo di coinvolgimento a livello dirigenziale. Io credo che si sia persa un'occasione. Ma andiamo avanti, non voglio discutere. Cioè, io davo dei dati di fatto. Tu facevi delle alzate che noi abbiamo biecamente mancato. Esatto. Ci provo per un'altra volta perché, ma so già che non mi risponderai. Torniamo indietro a quella partita di Atlanta. Finale quarto set. L'Italia è 2-2 con l'Olanda. Non si sente. Vedi, Pasquale ha già capito dove voglio andare a parare. Io neanche me lo ricordo, quindi vado tranquillo. Esatto, no, Pasquale se lo ricorda di sicuro perché è siamo nel quarto set, quindi c'è il cambio campo, c'è qualche minuto tra una partita e l'altra, forse addirittura la squadra va nello spogliatoio a cambiarsi la maglia e Pasquale prende da parte Giulio Velasco e per qualche secondo gli dice qualcosa. Pasquale non ha mai raccontato cosa... Zorro, tu vivi nel tuo mondo. Tu ti stavi scaldando, Zorro. Tu ti stavi scaldando. Mi sono scaldato a lungo. Ti sei scaldato parecchio. Esatto. Doveva entrare in campo per fare una. Vai, buono, vai avanti, così è troppo dopo. Pasquale, cosa gli hai chiesto? No, non gli ha chiesto. Gli ha detto qualcosa, ma non era una domanda. Gli ha detto qualcosa e non ha mai proprio perché siete una generazione davvero incredibile. Neanche in quell'occasione, neanche dopo, lui ha mai raccontato cosa disse Velasco in quel cambio di campo. Che persona. Ce lo dice adesso? Andreotti davvero straordinario. Che equilibrio.
Che si è veramente un po' interrotta la comunicazione adesso. Aspetta un attimo. Puoi ripartire da Andreotti, grazie. Dico che personaggio Andreotti è straordinario, punto di riferimento davvero culturale, ecco. E, ma sai che non mi ricordo cosa gli ho detto? Che bugiardo! Senti, come si chiama quell'attesamento quando non si dicono le cose? Comunque... l'omertà, l'omertà. Si rischia l'omertà. Sì, l'omertà. No, comunque volevo chiederti una cosa, Andrea, che interesserà anche Gianluca su questo. Forse. Ma effettivamente è un po' singolare che noi non abbiamo mai fatto una mezza polemica. Cioè non è mai uscito... È una cosa di cui il mondo, secondo me, non vi ha reso merito a sufficienza, perché neanche dopo quella sconfitta, neanche dopo la famosa riunione della Shinagawa, così sapete due di questa parte. È informato, Gianluca. Hotel Prince Shinagawa, 27° esatto. piano. No, diciamolo anche a chi ci sta ascoltando, che era l'ultimo giorno di Velasco nel mondo il del maschile. Del cigno. Esatto. Dopo che avevate vinto l'ennesima manifestazione a proposito, e vi fece il commiato, eccetera, eccetera, e neanche dopo quel giorno lì, nessuno di voi ha mai né fatto una polemica né parlato, c'era un patto con la squadra, anche se le cose non sono andate sempre bene, c'erano state anche delle tensioni sia fra di voi che con ovviamente con Velasco dopo un periodo così lungo, nessuno ha mai rotto quel patto. Questa è una cosa abbastanza singolare nello sport. Secondo me un po' è colpa anche tua, cioè nel senso che tu hai innalzato talmente in alto il peso specifico di Velasco che noi non ce la sentivamo più di contrastare un'autorità, capisci? Ci hai messo in una condizione di subalternità che ci sfavoriva. Questa è la ragione. Una volta tanto è colpa dei giornalisti, caro Pasini. Sì, perché in Italia ci sta sempre, no? Che è colpa dei giornalisti. Vi faccio notare che Pasquale Gravina, ancora una volta, sono passati non so più quante decine di anni, ha glissato, lui si ricorda perfettamente cosa disse in quei pochi minuti a Velasco, io grosso modo lo so, ma ovviamente non... Come grosso modo? Allora dillo, se lo sai. No, non lo dico perché io non rompo un patto che avete mantenuto per tanti anni tra di voi, e quindi se lo vuoi raccontare tu lo racconti, se non lo vuoi raccontare non importa. Ma no, dai, quello fa parte delle dinamiche che restano dentro lo spogliatoio. Cioè, non tutto è pubblico, dai, mettiamola così. E poi il mistero ha sempre il suo grande fascino. Chissà cosa avrà mai detto. Come il riscaldamento di Zorzi nel quinto set di quella partita con l'Olanda. Ero pronto ad entrare. Terreno fragilissimo, caro Pasquale. Senti, qualche giorno fa ti abbiamo visto in una bella chiacchierata con il tuo fraterno amico e anche mio, Andrea Giani, compite gli anni a poca distanza. Prima di tutto, ti aspettavi che diventasse un bravo allenatore? No, all'inizio non credevo che sarebbe diventato un bravo allenatore, ma sia perché appunto lo conosco benissimo quanto te, mi sembrava che avesse le caratteristiche tipiche del grandissimo atleta e che non avesse investito nella struttura che un allenatore deve avere per gestire la complessità. Sai, una cosa è gestire te stesso, che è quello che fa un atleta, teoricamente, e questo è un equivoco che spesso c'è, no, all'interno, ma anche del mondo sportivo. Cioè, un atleta fondamentalmente deve saper gestire se stesso e può anche ignorare la gestione del suo rapporto con gli altri compagni di squadra. Ci sono tanti esempi, e stare ad alto livello. Non dura molto di solito, però ci può stare. L'allenatore deve gestire la stampa, il presidente, i giocatori, cioè una complessità che in quel caso non mi sembrava. Invece l'ho incontrato dopo tanti anni quando lui ha allenato Verona, Roma, non ci vedevamo molto perché io ero a Treviso, insomma non avevamo occasioni di incontro. L'ho incontrato a Milano l'anno scorso perché vivevamo tutti e due nella stessa città, siamo usciti a cena un paio di volte e gliel'ho anche detto, ho visto un altro uomo e mi ha fatto molto piacere, gliel'ho detto perché ho detto Andrea, ti trovo cambiato, cioè, te lo dico sinceramente, a parte fisicamente, ma ti trovo cambiato e lui lo riferisce, e quindi capisco molto bene perché è una cosa che sto vivendo anch'io, il suo switch
vero allenare la Germania. Cioè è stato confrontarsi con un'altra cultura, da cui apprendere delle cose e a cui portare delle cose, come sempre succede. Ti chiedo un'altra opinione su un'altra persona a cui sei molto legato, Samuele Papi. Ha giocato molto molto a lungo, ha giocato molto molto bene, dopodiché adesso si occupa di relazioni con la nazionale. Come lo vedi? E secondo te dove va a finire Samuele? Cosa andrà a fare? Allora, lui sa che io nella sua coda di carriera non ero particolarmente favorevole al fatto che lui continuasse a giocare, perché secondo me quando tu sei appartenuto a una grandissima storia devi avere anche un po' l'umiltà di capire quando staccare, no? Cioè devi staccare in alto, perché devono ricordarti per quello che tu hai saputo fare in quella storia memorabile. Lui forse ha giocato qualche anno in più, però ovviamente non è che lo critico, ma con affetto, lo criticavo con affetto, però chiaramente lo rispetto, proprio per l'amicizia che ci ha contraddistinto per tanti anni. E adesso ha un ruolo, secondo me, non banale, non troppo esposto, quindi giusto anche per lui per imparare delle cose, per crescere. Ovviamente non può che essere un momento di passaggio, cioè questa è un'esperienza che lui spero stia facendo, acquisendo delle nuove competenze, e poi deve decidere lui se e dove metterle in gioco nella pallavolo. Non ho idea. Vai Gianluca, chiudite l'intervista di oggi. Il campo tecnico credo che sia per Samuele Papi, oltre che un grande commentatore, ma secondo me ha una grandissima abilità nel riconoscere la cifra tecnica, e spero che venga coinvolto da quel punto di vista lì. Basta, direi che abbiamo detto tutto. Cioè, non abbiamo detto niente. Tre democristiani siamo stati, ragazzi. No, ve lo dico. No. Però tu hai fatto finta di fare l'incendiario. Io ho cercato di aprire, non mi date nessuna sponda, avete negato qualsiasi cosa. Momenti negati anche delle... Ai bei tempi non ti facevi condizionare dalla presenza dei due che non così non ti davano... Comunque, Pasquale, grazie per il tempo a disposizione, speriamo di vederci prestissimo, buon ritorno in Italia, sai che l'invito è sempre lo stesso, rivediamoci, chiacchieriamo, rilassati un pochino, che ci fa bene a entrambi. A te la parola. Con piacere. A te. Ti ringrazio e... Sicuramente ci vedremo presto, dai. Ciao Pasquale, ciao Gianluca, ciao a tutti e alla prossima edizione. Andreotti straordinario. Good Morning Volleyball, ciao a tutti. Ciao.